Vuoi sapere quali sono i 10 migliori business online che puoi iniziare adesso senza alcuna esperienza a qualsiasi età? Sono Stefano Montana, creatore del sito web montanabusinessonline.com e in questo video andrò a spiegarti ed illustrarti i migliori 10 business online che funzionano e che potrai iniziare adesso. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. This legacy. E benvenuti ragazzi, Stefano Montana qui per voi oggi con un video veramente veramente importante che tutti quanti devono vedere e che dovete vedere fino alla fine per capire veramente quale business fa per voi, quale no, quale funziona, quale no. Ok, vi spiegherò tutto quanto business per business, i business anche da evitare assolutamente e perché iniziare un business online adesso è la migliore scelta che potete fare proprio nella vita, ok? Quindi iniziamo subito. Perché iniziare un business online? Lavoro classico sta morendo, ragazzi, la disoccupazione sta sempre così, salendo, ok? Sempre più rapida e salirà sempre perché i lavori, diciamo, convenzionali, classici, appunto, andranno piano piano a morire perché ci sarà una sostituzione, ok, del mercato. In ogni settore, in ogni nicchia, comunque è sempre più un'evoluzione grazie appunto ad internet, a business online. Quindi voi dovete sempre rimanere aggiornati e soprattutto non rimanere aggrappati a diciamo al vecchio mondo, ok? Al vecchio mondo lavorativo. Avete visto anche voi, vedete che ormai mettono robot e schermi da tutte le parti, nei McDonald's, nei supermercati. Questo perché ovviamente sono lavori che stanno morendo, ok? Non sono io a dirlo, è proprio la vita, ok? Quindi basta che uscite di casa e vedete come anche il mondo lavorativo sta cambiando. Quindi voi avete bisogno di creare delle entrate per sopravvivere e guadagnare, ok? Perché senza i soldi purtroppo non si può vivere e non si può fare nulla. E come ben sapete, sono una necessità, soprattutto nella nostra società. Quindi dovete assolutamente capire questa cosa che è fondamentale. E ovviamente uno dei vantaggi principali è che voi potete lavorare in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi paese, da casa, in pantofole, mentre, non lo so, state accarezzando il gatto, ok, senza che nessuno vi disturbi. E soprattutto potete lavorare in qualsiasi momento, quindi se magari vi volete fare una pennichella, ve la fate, ok, nessuno vi dice niente perché ovviamente è il vostro business e voi non dovete dare conto a nessuno, ok? Quindi ovviamente più lavorate meglio sarà, ma anche e soprattutto dovete lavorare in maniera smart, in maniera intelligente. Quindi non è solo una questione di lavoro, di quantità, ma anche di qualità del lavoro. Indipendentemente dalla età e dal background, quindi come detto in precedenza, voi non serve che dovete avere per forza una laurea o dovete avere 25 anni, 18, 50, qualsiasi età potete iniziare, dovete solamente avere la voglia, la capacità, mettersi sotto a lavorare, a veramente a capire come funziona il business che avete scelto, a elaborare comunque sempre nuove strategie, come migliorare, come aumentare il conversion rate, come generare più leads, eccetera eccetera. Quindi indipendentemente da tutto dipende solamente da voi, da come il vostro mindset reagisce comunque alle problematiche quotidiane di qualsiasi business e soprattutto come voi siete in grado di gestire, ok, il vostro business online. Quindi ragazzi, dipende prima di tutto da voi, non esistono scuse, voi dovete essere padroni del vostro destino, della vostra vita e del vostro business. Quindi un altro vantaggio ovviamente che è la fuga dalla vita lavorativa 9-5 job, come dicono in America, quindi lasciare ovviamente abbandonare, sempre se esiste, perché in Italia come ben sapete non esiste, o almeno da Roma in giù, se vuoi trovare un lavoro tra virgolette normale è super difficile e quindi possiamo dire che in Italia questo problema quasi non esiste, però comunque la maggior parte della gente ha ancora un lavoro normale e soprattutto che odia, ok? La maggior parte delle persone va al lavoro solamente per guadagnare soldi, giusto? Quindi, se c'è la possibilità di abbandonare quel lavoro, ovviamente per fare qualcosa che magari vi piace, che vi dà la possibilità comunque di vivere dignitosamente, quindi con lo stesso stipendio, però
dandovi la possibilità anche di fare qualcosa che vi piace, sarebbe meglio, giusto? Quindi, comunque, c'è la possibilità di appunto lasciare il lavoro. Ovviamente non vi sto dicendo di lasciare il lavoro adesso e iniziare a fare business online. Comunque è una decisione che dovete prendere voi stessi e che fa parte comunque di una decisione di vita, ok? Una decisione importante. Quindi c'è comunque la possibilità, ve l'assicuro, anche di generare entrate per 1000 euro a settimana, non è per niente difficile. Essere il capo di te stesso, quindi appunto avere il potere sulla tua vita, su te stesso, non tener conto di niente e di nessuno, fare come ti pare da quando ti svegli a quando vai a dormire, quindi costruire un business tuo, qualcosa di tuo che ti appartiene, ok? Che proprio fa parte di te e della tua vita e che puoi gestire in maniera anche automatizzata, meno automatizzata, dipende sempre dai business, da come lo gestisci ovviamente, dipende da te. È un po' come imparare anche, possiamo anche definirlo come imparare un mestiere, ok? Il mestiere che io definisco un mestiere di vita, in quanto questo punto lo possiamo definire anche come insegnare a se stessi a un mestiere, ok? A costruire un business. Comunque capisci come funzionano le dinamiche, okay, della vendita, dell'acquisto, specialmente online, come funzionano le persone, il marketing. Comunque è veramente come imparare un mestiere, ok? Che comunque sarà sempre utile nella vita perché ti insegna veramente quello che conta. Non ti insegna cose. Comunque avere un business proprio non è completamente l'opposto di andare all'università e andare a studiare cose che nella pratica, nella vita di tutti i giorni non servono, ok? Quindi ci dà anche la possibilità quindi di imparare qualcosa di concreto che conta nel mondo reale, ok? Quindi vendita, acquisto online, anche offline volendo, tramite call, tramite quindi chiamate. Se per esempio voi dovete parlare con dei clienti, anche proprio come crescita personale oltre che di business, ok? Quindi, ovviamente, zero costi di sostenimento in quanto è online, voi avete bisogno solamente di un computer e una connessione internet. Chi in questo momento non ha una connessione internet e un computer, nel caso non aveste un computer, dovete andare a lavorare per forza, vi serve comunque un'entrata, un cash flow, vi comprate un computer, se non volete pagare la connessione internet andate a uno Starbucks, oppure in Italia che non c'è. Non lo so, un bar con internet, ok, iniziate a lavorare, va bene? E soprattutto sperimentate la libertà, che è una delle cose più importanti che vi dà la serenità di vivere. Vi ricordo che la vita è soltanto una, quindi non penso sia il massimo spendere la maggior parte del proprio tempo facendo cose che non vogliamo fare. Quel tempo speso non tornerà mai indietro, ve lo assicuro, 100%. Quindi a questo punto è meglio comunque generare entrate passive, attive. Dopo andremo a spiegare anche questo aspetto, ma soprattutto sperimentare una libertà vera, oltre che finanziaria ed economica, soprattutto mentale e spirituale, che sembra una sciocchezza, ma vi assicuro che fa tutta la differenza del mondo, soprattutto quanto riguarda il vostro mindset, il vostro modo, la vostra visione di vita, il modo di vedere le cose, tutta un'altra cosa, ragazzi. Quindi partiamo subito con la struttura della nostra analisi dei 10 business online che potete iniziare oggi. Quindi andiamo a iniziare i principali vantaggi e svantaggi di ognuno di essi, le difficoltà iniziali. L'investimento iniziale ovviamente consiste principalmente nei soldi che avete più o meno, di cui avete più o meno bisogno per iniziare ovviamente il business, perché business, come qualsiasi business online o no, ha bisogno di costi iniziali. Essendo un business online, ripeto, ha molti meno costi, perché ovviamente è online. Se comunque volete iniziare e non avete cash flow, avete bisogno di un lavoro comunque per mettere i soldi da parte e da investire, ok? Perché è fondamentale, soprattutto per la formazione, per investire in voi stessi. Vi ricordo che nel mio sito montanabusinessonline.com trovate i miei corsi gratuiti e a pagamento. Entrate potenziali mensili dopo un anno, ovviamente tutte queste metriche sono medie, ok? Quindi non è che appena iniziate dopo un mese o dopo un anno
comunque avrete quei risultati. Dipende da voi, dipende da ognuno di voi come fate le cose. Io vi dico esattamente cosa fare, però poi le decisioni le prendete voi. Capite bene che non è un gioco la vita, cioè ci sono mille variabili in mezzo, da quando iniziate a quando finite, 2000 evoluzioni. Comunque io vedrò sempre aggiornati sul mio canale, sui miei corsi, quindi è tutto un aggiornamento continuo, ma non vi preoccupate, vi terrò aggiornati su tutto. Sono capace quindi di darvi i risultati veri dei quali avete bisogno, di aiutarvi veramente a sapere quello che dovete fare, a superare gli ostacoli del business, della vita quotidiana. Quindi non vi preoccupate. Ah, nel finale andrò ad aggiungere una lista di business che dovete assolutamente evitare, quindi super scam. Alla fine del video farò una piccola lista, quindi assicuratevi di vedere il video fino alla fine e iniziamo subito con il primo business. Ok, iniziamo subito con il primo business online che molti di voi magari conosceranno già, altri no. Consiste in Amazon FBA, consiste praticamente nel comprare uno stock di prodotti, inviarli al deposito di Amazon, metterli online sul sito di Amazon e probabilmente venderli grazie al marketplace di Amazon, ok? Quindi voi avete a disposizione il traffico di Amazon, la gente andrà automaticamente su Amazon per comprare. Ovviamente loro si occuperanno di tutta la gestione del magazzino, la spedizione e quindi ovviamente la parte logistica del business. Quindi voi per esempio se comprate 10 orologi, ok, li mandate ad Amazon. E Amazon a quel punto, ovviamente li mettete sul sito nella lista con tutti gli altri competitors e ovviamente Amazon poi penserà a spedire tutto quanto, ok? E penserà anche ai refund, quindi al reso, ok? Ovviamente c'è molta fiducia nel sistema in quanto Amazon è famoso e comunque dà la possibilità di spedire anche in un giorno o due, quindi la spedizione è molto veloce. E questi ovviamente sono i vantaggi che molti di voi già conoscono, ma magari altri no. E principalmente gli svantaggi sono che ovviamente dovete investire prima di iniziare, ok? Ovviamente voi potreste utilizzare degli strumenti per trovare dei prodotti, quindi magari ci sono degli strumenti appositi che ti dicono quanto quel prodotto ha venduto, quanto no. Se quel prodotto è vincente oppure no, in teoria voi dovreste comprare e rimetterlo su Amazon. Il problema è che prima di tutto dovete quindi investire, ok? Dovete cacciare i soldi per i prodotti, ok? Che non sapete alla fine, non siete sicuri al 100% che andrete a vendere. E questo è il problema principale. Se quando dove lo venderete, ok, non è niente assicurato, ovviamente. Quindi voi dovete prima comprare la merce con la non garanzia che quando sarà venduta, come sarà venduta e se ovviamente quella particolare nicchia di mercato per quel prodotto è saturo o no, se ci sono abbastanza competitors perché voi praticamente quando andate su Amazon, prima di tutto, voi non siete in uno store vostro, in un brand vostro. Il problema principale è proprio questo, voi andate su Amazon quando per esempio, vi sarà capitato io personalmente di comprare su Amazon. Io vado a comprare su Amazon, non vado a comprare sul brand Pinco Pallino, ok? Il brand Pinco Pallino vende su Amazon, però la percezione che io ho come cliente è comprare da Amazon. Quando ricevo il pacco, lo ricevo da Amazon. Quindi il brand vero è Amazon. È un po' come lavorare per Amazon. Quindi non stiamo costruendo qualcosa che entra nella testa del cliente. Ogni volta che io compro da Amazon, sarà successo anche a voi. Voi avete la sensazione che state comprando da Amazon, non dal fornitore o appunto da un altro brand. Va bene? Il pacco ti arriva con Amazon, voi comprate su Amazon, le mail di Amazon, voi non avete come venditori, non potete ritargetizzare, comunque fidelizzare il cliente perché è tutto gestito da Amazon, il marketing è gestito da Amazon, anche se è potentissimo, una bomba, quanto con un click ormai ti fanno comprare qualsiasi cosa, però ovviamente c'è lo svantaggio che voi non avete praticamente controllo, ok? Sulle vendite, sul marketing, è tutto gestito da Amazon.
E non è per niente passivo come magari qualcuno vi vorrà far credere. Comunque dovete sempre stare aggiornati sui prodotti, dovete vedere quale vende, quale no, e la competizione è sempre crescente, quindi basata sul ribasso dei prezzi, in quanto ovviamente voi entrate su Amazon, per esempio io mi voglio comprare un orologio o un paio di scarpe, ok? Senza sapere la marca. Se so già la marca, allora va benissimo. Amazon va più che bene, perché io per esempio voglio comprare un paio di scarpe Nike, vado su Amazon, anche lì ci saranno una marea di venditori. Comunque, se voglio comprare per esempio un brand, ok, Chanel. Quindi nel caso in cui io volessi come cliente andare a comprare su Amazon, ovviamente il difetto principale è che mi trovo una sfilza di venditori come me che stanno vendendo lo stesso mio prodotto, ok? Quindi con le reviews, senza le reviews fondamentali, però ovviamente adesso su Amazon anche è molto facile creare fake reviews, non è per niente difficile, quindi anche le reviews dovete stare attenti perché possono essere falsate. Comunque va bene, questo per quanto riguarda l'aspetto del venditore, non è difficile creare reviews false e creare quindi un po' più di fiducia per il cliente. Comunque il problema è che voi trovate 10 prodotti dello stesso 10 esatti prodotti essenzialmente uguali, perché tutti quanti andranno a comprare gli stessi prodotti vincenti che pensano che siano vincenti, perché ovviamente stanno vendendo, però tutti quanti faranno la stessa cosa, venderanno la stessa cosa, va bene? Quindi voi vi troverete nella lista 10 prodotti, 10, 100 prodotti dello stesso tipo da 10 venditori differenti. Quindi in quel caso il cliente dovrà solamente scegliere il prezzo più basso, perché il prodotto è esattamente lo stesso, arriva in lo stesso periodo di tempo. Quindi capite bene che è una guerra al ribasso, e questo è un problema fondamentale, perché ovviamente andrà a incidere sui vostri margini, considerando anche la percentuale che dovrete versare ad Amazon, le tasse e tutto quanto. Quindi voi non avete comunque il controllo diretto sul marketing, quindi non potete gestire i prezzi come volete voi, che questo è fondamentale. In quanto voi non siete un brand, ok? Voi se iniziate da zero e volete creare un brand, Amazon è solamente una cosa abbastanza difficile da fare, molto difficile, perché come detto il brand è in mano ad Amazon, ok? La gente penserà e sentirà, ok, avrà la sensazione di comprare da Amazon e non da voi. Se anche ci mettete anche un logo sopra, comunque non sarà la stessa cosa che comprare da un vostro sito Shopify, con un vostro brand, con il vostro marketing, ok, fidelizzare il cliente in maniera vera. E quindi capite bene che ci sono molti svantaggi in fare questo, quindi in questo business. Però sicuramente se avete un brand vostro va più che bene, soprattutto se io per esempio voglio andare a comprare per esempio un orologio di non so, un Rolex, ok, vado su Amazon, cerco Rolex, non so se si possa comprare, questo è un esempio così banale, vado su Rolex e vado a comprare Rolex, ok? Principalmente andrò a comprare dal negozio Rolex che sarà il rivenditore ufficiale, va bene? Ah, un altro difetto di Amazon è che adesso Amazon, ovviamente essendo lui il capo, il boss, ogni volta che trova un miglior venditore, un prodotto vincente, ovviamente lo crea con il suo logo e inizia a venderlo lui con ovviamente con il suo brand, con il brand di Amazon, e ovviamente lo metterà al primo posto e lo spingerà più possibile. Ah, è anche possibile un altro problema che di recente è nato, è che praticamente dato che c'è sempre più competizione, è possibile fare campagne in PPC, pay per click, quindi voi dovrete pagare anche all'interno di Amazon, ok? Diciamo per arrivare alle prime posizioni, perché ovviamente quando una persona, un cliente andrà a cercare un prodotto, invece di diciamo di cercare di rankare gratuitamente tra le prime posizioni di Amazon, voi con il pay per click, quindi pagando il traffico, vi troverete nelle prime posizioni. Quindi in questo caso vi troverete a pagare anche la pubblicità, tra virgolette, dentro Amazon, va bene? Quindi abbiamo detto tutto, partiamo con l'affiliate marketing, difficoltà iniziale 4, in quanto è abbastanza semplice iniziare. Non sono voi andate a vendere quindi prodotti, diciamo non andate a vendere, andate a promuovere, ok? A vendere anche, sì, i prodotti non vostri, in quanto
Quindi grazie per esempio a un link di affiliazione è un esempio principale del diciamo affiliate marketing attraverso prodotti digitali. Sarà quindi per esempio attraverso un link legato appunto al vostro account di programma di affiliazione, di un software, di un sito web, di un prodotto. Ok, quindi quel cliente che attraverso grazie a voi cliccherà sul vostro sito, sul vostro link, ok, con il referral number, numero di riferimento, cliccherà, acquisterà grazie a voi e quindi voi riceverete la commissione. Ok, molto semplice. E basta, dovete solamente trovare i prodotti giusti e le persone giuste a cui vendere, va bene? Quindi voi non avrete zero problemi con i clienti, avete diciamo la fiducia del sistema, quindi se magari quel brand è già famoso, voi dovete solamente vendere appunto un prodotto già famoso e voi comunque essendo già famoso avete la fiducia del prodotto, va bene? Poi dipende ovviamente dai casi e casi, comunque farvi un esempio generale. I prodotti comunque sono abbastanza limitati, specialmente per quanto riguarda i prodotti digitali, diciamo, non sono difficilmente è difficile trovare prodotti in affiliazione che possano andare bene per diciamo su larga scala. Sì, cioè è presente per esempio anche affiliazione di prodotti su Amazon, però le percentuali sono bassissime. Prima che vedete un po' di soldi seri, veri, dovete vendere una marea di prodotti, quindi è anche difficile costruire un brand in quanto voi non state costruendo un brand, state praticamente vendendo prodotti di altre persone. E c'è un piccolo rischio, cioè piccolo, dipende, in America girano un sacco di scam sul rischio di non ricevere commissioni da affiliati. Comunque sempre è stato questo problema, rischio di non ricevere commissioni da comunque se andate vi andate a affidare da a siti di affiliazione, comunque programmi di affiliazione non sicurissimi, c'è cioè rischio di non ricevere commissioni, magari perché non registrano il contatto quando i vostri clienti cliccheranno sul vostro sito, eccetera, eccetera. Comunque questo è. Quindi andiamo avanti. Startup software, questo sicuramente è il business online più difficile in assoluto del mondo, comunque la creazione di qualcosa da zero di nuovo, va bene, che con entrate potenziali infinite, ovviamente dipende dall'applicazione, dal software, dalla startup. Se risolvete quindi un problema gigante, epocale, ovviamente le possibilità di guadagnare sono infinite, però allo stesso tempo le possibilità di fallire sono infinite, quindi è tutto rapportato, ragazzi. Quindi potenziale economico massimo, entrate passive successivamente, ovviamente se questo si parla appunto come detto creazione di novità, quindi Blue Ocean, andate a vedere anche, leggetevi il libro, ho fatto un video anche sulla top 10 business books da leggere, quindi comunque Blue Ocean Strategy è uno di quei libri che consiglio. E appunto creare qualcosa di nuovo, perché quello l'innovazione è quello davvero il vantaggio competitivo che voi avrete dalla vostra startup software che farà la differenza, ok? Ovviamente i nuovi competitori che entreranno successivamente andranno a sapendo ovviamente che il mercato voi andrete a creare un nuovo mercato, quindi ovviamente c'è la possibilità di appunto che nuovi competitors entrino, ok? Un esempio pratico è c'è in Italia le applicazioni di Just Eat, Deliveroo, non mi ricordo come si chiama, o un'altra ancora, comunque queste applicazioni per spedire il cibo su ordinazione, ok? Direttamente da casa con l'applicazione ordinate, e ovviamente crescono sempre più perché c'è un mercato, va bene? E ovviamente questo anche in tutti i settori, però le startup ovviamente hanno anche questo rischio. Rapidità dei cambiamenti digitali, ovviamente come ben sapete, grazie a internet ormai ogni mese, ogni anno cambia tutto, quindi in qualsiasi settore, ma in particolare in quello digitale dei software, un cambiamento già in un anno l'app può essere, per esempio l'app software può essere può essere tantissimo, può essere già troppo obsoleta o magari nuovi competitor appunto sono entrati, quindi c'è questo rischio di innovazione troppo rapida, va bene?
complicatissimo, come detto in precedenza, idea un miglioramento appunto di qualcosa che già esiste, non è facile. Non è facile per questo che difficoltà iniziale 10 su 10, però potenzialmente voi potreste iniziare se avete l'idea, ok, l'idea proprio, l'ispirazione, avete questo fuoco dentro che proprio brucia, arde, fate. Se ve lo sentite, fatelo. Io comunque non mi assumo le responsabilità se fallirete, perché comunque le possibilità di fallire dovete metterle in conto in qualsiasi business online, ma in particolare questo, che sono altissime, ok? Trading online, trading ovviamente, diciamo un business online che è abbastanza famoso, tuttavia difficoltà 9 su 10. Io ne ho conosciuti veramente pochissimi che fanno soldi col trading, però potenzialmente è un business buono, in quanto voi ovviamente non avete prodotti. Sono entrate potenzialmente passive, perché voi praticamente comprate uno stock di azioni, magari anche le cripto, ok, o cripto azioni, magari a 10, e dopo un'ora magari stanno a 20. Quindi voi investite 1000 euro su 10, quindi su 10 unità, su 10 unità di una cripto o di uno stock di azioni, e dopo un'ora ci avete 20, quindi voi avete raddoppiato, ok? Molto semplice, però allo stesso tempo non facile, ok? Quindi possibilità sì, di guadagno veloce, ma dovete avere un'esperienza abissale nei mercati, come funzionano i mercati, trading online in particolare. Quindi c'è il rischio di perdere tutto in poco tempo, quindi in un secondo come potete guadagnare il doppio, potete perdere la metà o addirittura tutto. Quindi imprevedibilità dei mercati, appunto, indipendentemente, indipendente, è un problema che è indipendente da voi, quindi questo business, diciamo. Sì, voi ovviamente, se avete l'esperienza, siete in grado di farlo, potenzialmente può dipendere da voi, però capite bene che comunque è una struttura un po' più, specialmente le cripto, che ve lo dico a fare, super volatile, va bene? La parola giusta è volatile. Un momento state guadagnando, un momento no, quindi state molto attenti con questa tipologia di business. Consulente, ok, consulente che diciamo inizialmente è abbastanza difficile, in quanto voi diventereste degli esperti, ok, di nicchia, di una nicchia di mercato. Consulente di cosa? Di qualsiasi nicchia di mercato, ok? Voi potete scegliere, dovete scegliere una nicchia di mercato, vi andrete a posizionare, diventerete degli esperti, e in quel caso farete soldi, ok? Quindi investimento magari più sulla formazione che investimento necessario, in quanto bastate voi, ovviamente anche i costi di pubblicità. C'è la possibilità di scalare il business in maniera, ovviamente dipende anche dalla nicchia di mercato, da quante persone sono disposte, da quanto è il vostro prezzo, da quante persone ci sono nella nicchia di mercato, eccetera, eccetera. Ovviamente più il problema sarà grande, più il problema che risolverete sarà grande, più ovviamente voi andrete a guadagnare, e potete chiedere anche 1000, 2000, 3000, 5000 euro a sessione per un mese, ok? Quindi c'è il problema principalmente dello studio. Qua, infatti, in difficoltà iniziale 8 voi dovete diventare degli esperti, dovete essere capaci di risolvere il problema, che non è facile, in base ovviamente alla nicchia di mercato, ai problemi, alle disponibilità. Un sacco di lavoro ovviamente, perché voi siete principalmente gli artefici, ok, del vostro business, però in prima persona è difficile automatizzare se voi siete consulenti diretti, ok, di quel business ovviamente. E soprattutto il problema con i clienti, che ovviamente voi dovrete risolvere comunque dei problemi ai dei clienti, dovrete comunque sempre parlare. È un business online, ovviamente basta Skype oppure comunque un telefono, connessione internet. Dovete comunque stare sempre in contatto con i clienti, qualsiasi problema. Quindi comunque c'è questo problema del servizio a cliente diretto, va bene? Voi siete il business e loro andranno a chiedere qualsiasi cosa a voi. Quindi voi dovete essere sempre comunque in grado di risolvere il problema e aiutarli. Quindi a me piace farvi capire le cose attraverso un esempio pratico, quindi un esempio di vita reale. E vi faccio il mio esempio di consulente di e-commerce, va bene? Io sono un consulente di e-commerce, esperto di e-commerce, lo faccio tuttora, quindi parlo con i miei clienti, li chiamo, diciamo che loro hanno bisogno comunque del mio aiuto, in quanto io andrò a risolvere il loro problema di come vendere
di come posizionarsi nella propria nicchia di mercato, come vendere i propri prodotti online attraverso il sito e-commerce, attraverso come anche incrementare la loro brand awareness per poi convertirli da cold traffic, quindi da traffico freddo, ok, a clienti che convertono. Quindi io andrò a risolvere i loro problemi e riceverò un compenso in base ovviamente al lavoro che offro, ok? A quanto a come sono in grado di risolvere i problemi e i risultati che. Quindi capite bene che è un'ottima opportunità in quanto io sono in grado di seguire appunto il mio cliente dall'inizio alla fine, di capire come migliorare, ok, il suo business e lo aiuto. Il problema del mio cliente è appunto vendere di più, quindi io lo aiuterò a vendere di più. Essendo questo un problema di grande importanza, perché ovviamente il problema principale di un gestore di un e-commerce, di un brand, è di vendere i propri prodotti, ovviamente io riceverò un compenso molto alto in quanto è un problema molto importante, va bene? Quindi semplicemente problema, ve lo risolvete, diventate consulenti esperti, ovviamente dovete studiare, non diventate un consulente, un esperto dall'oggi al domani, però c'è la possibilità. Andiamo avanti con il personal branding, che è decisamente diverso, abbastanza diverso dal consulente, anche se il consulente, tra virgolette, lo possiamo definire come personal branding, quanto è un brand che ti crei su te stesso. Il problema principale è che crearsi un personal brand non è facile, in quanto voi dovete appunto posizionarvi, dovete avere un pubblico, dovete crearvi il pubblico, avete la fiducia. In quel caso, comunque, avete la fiducia del pubblico. In quel caso voi potete vendere qualsiasi cosa a qualsiasi persona che vi segua, ovviamente, che ha fiducia in voi perché vi conosce, ha comunque quella connessione con voi. Comunque non siete la prima persona, siete comunque un brand, va bene? Loro credono nel vostro brand, nella vostra persona, vi conoscono direttamente o indirettamente tramite Instagram. Un esempio classico che vi posso fare quindi è quello dell'influencer, va bene? Una Chiara Ferragni che crea la sua linea di cosmetici, la sua linea di moda, va bene? Lei è conosciuta in tutto il mondo, famosissima, quindi la gente si fida di lei, qualsiasi cosa che lei propone, la gente andrà a comprarla indipendentemente da cosa vende. Per esempio, ovviamente se lei è esperta di moda, è un influencer di moda, avrà il suo brand di moda oppure di cosmetici, va bene? E quindi ovviamente farà un sacco di soldi perché la gente associa il prodotto, la qualità del prodotto al brand. Chiara Ferragni, va bene? Chiara Ferragni è un influencer di Instagram principalmente che ha come non so quanti milioni di followers e comunque si fidano di lei, si è posizionata come esperta di moda, va bene? Quindi lei creando un suo brand di moda ovviamente venderà milioni e milioni. Quindi i suoi prodotti andranno ad acquisire il suo personal branding. Se mi seguite un attimo, comunque ho fatto anche un video su Chiara Ferragni nel mio canale, lo trovate, sul potere dell'influencer di Instagram. Ovviamente quel prodotto acquisirà un valore per le persone, un valore percepito molto 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 più alto rispetto a un brand che non conosce nessuno, giustamente. Quindi ovviamente c'è il problema del grande investimento di soldi e di tempo, che le persone non diventano influencer dall'oggi al domani, necessità di un pubblico, ok? Ovviamente come detto in precedenza, questo pubblico costa tempo e denaro, soprattutto per acquisire la fiducia, e difficoltà di crescere, soprattutto adesso su Instagram, che possiamo dire il mezzo principale grazie al quale gli influencer possono vendere i propri prodotti o appunto magari i prodotti di qualcun altro, comunque appunto generare conversioni. Adesso Instagram oggi, ora come ora, è diventato molto molto complicato, soprattutto per quanto riguarda la crescita dei followers. Ragazzi, a meno che voi non facciate qualcosa di speciale su YouTube, magari o in TV, diventiate veramente famosi, è difficile che diventate. Potete diventare degli influencer così dall'oggi al domani, quindi dovete avere qualcosa di speciale perché comunque non è facile, è molto più difficile rispetto a qualche anno fa quando era nato Instagram e giustamente tutti vorrebbero essere influencer, essere pagati. Io personalmente pago gli influencer 1000, 2000, 3000 euro a promozione, quindi capite bene che avete il personal branding, avete svoltato.
economicamente. Quindi freelancer online principalmente, diciamo, più che un business, è una forma di lavoro che si può svolgere online. Comunque questo lo consiglio per chi magari ha anche non ha magari abbastanza budget, abbastanza cash flow per far comunque partire un proprio business online. Quindi diciamo che c'è la possibilità di lavorare come freelancer appunto su siti come Upwork, Fiverr, siti appunto dove voi scambiate il vostro diciamo il vostro tempo, il vostro lavoro per soldi, va bene? Diciamo che su Upwork, che è il più famoso, c'è la possibilità appunto di crearsi questo lavoro, di lavorare da casa, la possibilità di aumentare il proprio salario in base ovviamente alle reviews, a come lavorate, come anche qui le reviews possono essere comunque manipolate come su Amazon, come da qualsiasi parte, però alta domanda dei vari settori, quindi per esempio se voi volete farvi costruire volete per esempio customer service, ok? Avete bisogno di qualcuno che risponde ai vostri clienti e non lo volete fare voi, lo trovate su Upwork e quella persona risponderà per denaro, in base, che ne so, 8 dollari l'ora, 9 dollari l'ora, risponderà ai vostri clienti, risponderà alle mail, al messenger, tutto quanto. E ovviamente questo è un lavoro che più o meno può fare chiunque, quindi un'ottima possibilità. E ovviamente più esperienza avete, più reviews, più appunto recensioni positive avete, più potete aumentare il vostro salario. Quindi da norma magari potete arrivare a 15 dollari all'ora, va bene? Possibilità di automatizzazione quanto siete voi, cioè difficilissimo ovviamente che riusciate a creare un'entrata così alta da poter far gestire il vostro profilo, il vostro lavoro da qualcun altro e quindi automatizzare e delegare il lavoro a qualcun altro. Competizione sempre più alta perché ovviamente se ci sarà, per esempio, ci sono una marea di customer service agent che sono disposti a fare quel lavoro. Quindi ovviamente è come in tutta la competizione, come in tutti i business, la competizione c'è. Quindi, agenzia di marketing, di digital marketing, questa è un'opportunità davvero, davvero, davvero unica e speciale in quanto il social media marketing in particolare, social media marketing agency è davvero una realtà che va alla grande, funziona e è abbastanza comunque semplice anche se c'è bisogno di un sacco di lavoro dietro. Comunque c'è un mercato appunto veramente ampio in quanto tutte immaginate che la maggior parte delle aziende, persino la Coca-Cola, non sa nemmeno non sa come fare promozioni su Instagram, su YouTube o su Facebook come si deve. Quindi immaginate quante aziende nel mondo, quanti brand non hanno la minima idea di come fare le proprie campagne su Facebook, come massimizzarle, come ottenere il massimo di ROI, il massimo di CTR, quindi la capacità quindi di portare più gente possibile dal vostro ad, al vostro sito web, al vostro prodotto, comunque vendergli qualcosa, convertire generazione di lead, eccetera, eccetera, dipende dal vostro obiettivo di marketing, ovviamente, e dell'obiettivo di marketing dell'impresa, dell'azienda, del brand che state servendo, va bene? Che state, per il quale state lavorando. Quindi mercato in ampliamento in quanto sempre più aziende avranno bisogno di e si renderanno conto di quanti soldi stanno lasciando sul tavolo non facendo pubblicità sui social media. Ovviamente dovete studiare perché anche Facebook ha 2000 sfaccettature, 2000 cose, 2000 trucchi, 2000 caratteristiche da sapere su come scalare soprattutto. Io ve lo insegnerò nei miei corsi gratis e a pagamento per i più, diciamo, esperti che vorranno veramente fare business e creare un business attraverso social media, io ve lo potrò insegnare. Quindi entrate per clienti molto alte, in quanto ogni cliente vi dovete chiedere almeno 1000-2000 euro al mese per ogni cliente. Ovviamente più sarete esperti, più potrete chiedere di più. Bassi costi d'avvio in quanto voi avete bisogno solo di un computer, magari di un telefono per chiamare i vostri clienti e dovete essere comunque bravi a vendere, a trattare e questo ve lo insegnerò anche io nel corso. Poi
appunto il problema principale dei clienti che non hanno la minima idea di quello che voi state facendo, di come funziona il social media e magari non riescono a capire i risultati. Tuttavia, se voi sarete in grado di comunque gestire i clienti comunque vi garantisco, ci sono clienti e clienti, ma ci sono certi che davvero ti fanno vedere i sorci verdi, in quanto comunque magari sono più sono meno disposti ad aspettare, cose del genere. Voi comunque, se siete davvero bravi e capaci, fate vedere i risultati sul tavolo, che è l'unica cosa che conta, va bene? I social media sono lo strumento principale che, di vendita che adesso funziona ed è il migliore, ok? La TV ormai è morta e sepolta, se non è morta sta per morire. Grazie ai social media, in particolare Facebook, Instagram, YouTube, Google Ads, Native e altre varie forme, voi potete aiutare le aziende, i brand a vendere i propri prodotti attraverso questi canali che sono ormai già da qualche anno il top, ok? Difficoltà inizia, ovviamente dovete imparare come funziona Facebook, Instagram, tutti gli aspetti, le caratteristiche, i pro e i contro di ogni piattaforma in base a quello che il vostro cliente, il vostro brand sta vendendo, il mercato in ampliamento, in quanto giustamente voi avete a disposizione come clientela praticamente tutte le aziende, tutte le imprese che non stanno utilizzando già i social media come strumento di vendita, che quindi come capite bene che potete chiedere, dato che andate a risolvere un grande problema, delle entrate, potete chiedere un bel prezzo per i vostri servizi, per il vostro lavoro, ok? In quanto minimo che dovete chiedere sono 1.000-2.000 euro al mese per gestire appunto le campagne, gestire i profili Instagram, Facebook, le pubblicità su YouTube, eccetera eccetera. Basti i costi d'avvio, come detto, perché ovviamente basta un computer, internet, sapere come cercare i clienti, sapere come gestirli, sapere come vendere. Sapete, ovviamente tutte queste cose ve le andrò a insegnare nel corso che trovate su montanabusinessonline.com. E fondamentale come appunto trattare con i clienti, ok? Che diciamo il problema fondamentale, come trovare e trattare i clienti. Fondamentale questo da capire, e quindi non avete bisogno solamente di un computer, internet e un telefono, va bene? Difficile da automatizzare, in quanto automatizzazione del business diciamo dipende più che altro da voi, da come siete in grado di passare le vostre abilità, le vostre competenze ad un sottoposto o a un diciamo un collaboratore, va bene? Che può gestire comunque le campagne, il cliente al posto vostro. È un pochino più complicato, dovete anche fidarvi magari che un giorno non vi rubi il cliente, va bene? Se lo porti nel suo nido, chiamiamolo così. È difficile da scalare appunto per questo, perché ovviamente principalmente voi siete una persona, però se riuscite a trovare, ok, queste persone, diciamo che la difficoltà più grande è appunto comunque gestire, se avete tante imprese, tutto, fare tutto da soli, va bene? Però ci sono esempi come Gary Vaynerchuk, che ha un'impresa di social media che comunque ha un sacco di dipendenti e tutto quanto. È possibile, va bene, non è facile, però è possibile tranquillamente. Quindi ragazzi, assolutamente social media marketing è una delle cose che dovete imparare assolutamente, perché è proprio la base del marketing, che veramente vi aiuta a capire come funziona il, diciamo proprio il marketing per qualsiasi nicchia di mercato, video, immagini. Ragazzi, social media, agenzie di marketing, solamente di portare risultati, dare risultati profittevoli ovviamente ai vostri clienti, alle vostre aziende. Abbiamo detto social media marketing, abbiamo definito, andiamo avanti con il nostro business per eccellenza, ovvero l'e-commerce, ok? Capirete bene che ormai l'e-commerce è ovunque, in tutto il mondo potete vendere qualsiasi cosa a qualsiasi persona da casa, va bene? Perché principalmente, allora, l'e-commerce si divide in due parti: l'e-commerce tra virgolette normale, dove tu acquisti i tuoi prodotti, li tieni in magazzino, gestisci l'inventario, poi li spedisci, va bene? Li compri quindi in precedenza, quindi comprato lo stock di prodotti, voi lo metterete sul vostro sito Shopify,
farete le vostre campagne di pubblicità, Instagram, Facebook, promozioni, eccetera, eccetera, e il cliente comprerà dal vostro sito web e voi spedirete il prodotto, ok? Questo è il più classico la più classica delle ipotesi. Quindi ovviamente non è molto difficile da fare, dovete solamente comprare lo stock e creare ovviamente il vostro brand, ok? Il punto fondamentale dell'e-commerce in questo senso è proprio la costruzione di un brand, ok? Volete costruire il vostro brand di moda, il vostro brand di occhiali da sole, orologi, braccialetti, per esempio, ok? Quindi voi avete bisogno di un brand del quale la gente possa fidarsi, va bene? Per questo che il customer lifetime value è fondamentale, ok? Voi andrete a fare, diciamo, la maggior parte dei vostri soldi sul lungo periodo, in quanto la gente continuerà a comprare da voi, va bene? Voi avete il controllo quindi completo dall'inizio alla fine, di quello che accadrà ai vostri prodotti, giustamente, dal marketing al customer service, tutto quanto. E ovviamente il problema è appunto che dovete comprare tutta la merce in precedenza e dovete avere un cash flow, alimentare le vostre campagne in pubblicità, quindi c'è bisogno di un investimento iniziale. Giustamente la gamma di prodotti è limitata perché voi comprerete un certo quantitativo di merce, va bene? Per esempio 100 occhiali da sole con il vostro logo sopra, preferibilmente private label, che è possibile fare anche direttamente dal fornitore, vi andrò a spiegare come. E nei miei video, mi raccomando, Montana Business Online, trovate tutto. Quindi gamma di prodotti limitata, in quanto ovviamente se voi avete un budget ristretto potete comprare 100 unità di un orologio, ok, 100 unità di un occhiale da sole, per poter comunque risparmiare. È difficile comprare, trovare fornitori che ti vendono comunque bassi quantitativi ad un prezzo vantaggioso, va bene? Più ne comprate, ovviamente, più l'ordine sarà grande e più voi risparmierete sul prodotto singolo, va bene? Potete tranquillamente iniziare anche con un solo prodotto, quindi fate uno store, un brand con un solo prodotto e vendete quello, poi piano piano aggiungete sempre gli altri, ok? Ma piano piano che il cash flow aumenta, che avete più entrate, quindi sempre, mi raccomando, sempre investimento, 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 tutti i soldi ributtati nel business e poi quando arriverete ad un certo livello dove potete permettervi anche ritirarli per voi, ben venga, giustamente, no? E assolutamente, ragazzi, l'e-commerce ora come ora è business migliore, in quanto ovviamente tutti comprano da internet, tutti comprano da internet, comprano scarpe, magliette, orologi, qualsiasi accessorio, qualsiasi bene. Vi consiglio di iniziare, se volete creare un brand di lungo termine, comunque concentrarvi su prodotti comunque che non siano che siano abbastanza facili da comprare online, va bene? Che la gente li vede online e dice sì, ok, come per esempio faccio esempio classico degli occhiali da sole. Gli occhiali da sole, ragazzi, li comprano tutti online direttamente perché ovviamente vedono le immagini, il video, tutte le modelle, le cose, gli arriva in faccia, ok, la pubblicità su Facebook, su Instagram. Avete un account Instagram di moda che ve lo dica fa tutti i followers che vi seguiranno, non solo perché avete dei prodotti buoni, di qualità, belli, ma soprattutto perché il vostro profilo Instagram rappresenta davvero qualcosa che dà valore, ok? Che magari avete, se ovviamente dovete avere foto di alta qualità che rappresentano il vostro prodotto, che lo rappresentano in maniera veramente unica e che si differenzi dal resto dei vostri competitors. Vi farò anche molti esempi nei prossimi video di altri brand famosi che sfruttano Instagram, Facebook per appunto promuovere il proprio brand. Quindi iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina. Detto questo, ragazzi, e-commerce assolutamente ormai comprano tutto su internet, la gente compra tutto su internet, non ascoltate le persone che dicono no, ma ti pare, chi compra su internet? No, comprano tutti su internet, soprattutto se trovano qualcosa che davvero gli serve, va bene? Che magari non hanno mai visto, non sapevano, non ne sapevano, non ne conoscevano l'esistenza e quindi capite bene che se voi riuscite a trovare quel prodotto e lo scalate, ok, con i Facebook Ads in particolare, e con il vostro brand, quindi lungo termine, comunque fidelizzate il cliente, email marketing,
retargeting, ragazzi, ci sono una marea di cose che potete fare con il vostro brand, il vostro e-commerce su Shopify, un sacco di strategie di marketing, Facebook, YouTube. Quindi ragazzi, sta solamente a voi, ok? Questa è una grandissima, grandissima opportunità. Prima di parlarvi del business numero uno che potete iniziare oggi e che assolutamente è il migliore, vi parlo delle cose da non fare, ok? Prima di svelarvi il top one business online, vi dico cosa non dovete fare assolutamente. Se non seguite il guadagno online facile, lavoro facile, guadagno online senza fare niente, perché non esiste. Ragazzi, per favore, per l'amor del cielo, per favore non seguite chi dice guadagno online, lavoro facile, disiscrivetevi da tutti quei gruppi là, perché lavoro facile e guadagno online non esiste. È la stessa cosa che lavorare offline, solo che lo fate online. Quindi online voi avete la possibilità di andare a contattare qualsiasi tipo di persone in qualsiasi parte del mondo. È questa la differenza, ma non è che non si lavora, va bene? Lasciate stare chi vi dice guadagnate facile, lavoro facile o cose del genere, per favore. Detto questo, multilevel marketing piramidali, questo è anche una delle più grandi scam della storia, penso, dell'umanità, che ti fanno credere, sì, metti sotto questo, metti sotto quell'altro, sotto la piramide, e fare un sacco di soldi, ti regalano le macchine, le cose. La gente, certe persone ancora cercano di convincerti se ti stanno vendendo il più grande segreto, il più grande business, il più grande lavoro possibile. In verità no, anzi, se fanno pure pagare per entrare, cioè una cosa allucinante. Quindi assolutamente multilevel marketing, per favore evitatelo. Schedine, gioco d'azzardo, ragazzi, che ne sono capitate pubblicità di persone che ti dicono come vincere schedine o come vincere al Super Enalotto oppure alla roulette, cose del genere. Per favore ragazzi, ma siamo davvero non potete credere a queste cose, è tutto a caso, cioè un gioco d'azzardo, perché è un azzardo, le schedine lo stesso, cioè non è un caso che sono monopoli di Stato, no? Va bene, soldi senza fare niente, ripetiamo, non esiste il soldi senza fare niente, il business fatto online è una grandissima opportunità che chiunque può costruire, però ovviamente dovete lavorare, ok? E i soldi non arrivano senza fare niente, i soldi arrivano principalmente quando voi siete in grado di risolvere un problema, di vendere qualcosa, perché sempre bisogna vendere e c'è sempre bisogno qualcuno che acquista, ok? Vendita e acquisto. Quindi se risolvere un problema, vendere qualcosa che risolva un problema, ok? E principalmente essere capaci di vendere. Questo è, ok? Detto in parole povere. Che sia fatto online sarebbe molto meglio, in quanto voi potete appunto scalare enormemente. Diventa influencer in un giorno, come ho detto in precedenza, mi sono capitati ads anche di questo, non si diventa influencer in un giorno, dovete, anche in questo caso, a meno che non fate per anni video su YouTube, iniziate ad avere seguito, poi vi seguono su Instagram, però non è un lavoro da un giorno all'altro, soprattutto non con i followers, con i bot di Instagram che ti trovano i followers e cose del genere, poi perché non è inutile. Se avete 10.000 followers con zero engagement non vi serve a nulla, perché le aziende come me, ok, loro sanno se tu sei un influencer vero o no, quindi avere 1 milione di followers con zero engagement è inutile. Io so benissimo che quei followers sono assolutamente utili per il mio business e quindi non ti darò mai una lira per promuovere i miei prodotti, va bene? Va benissimo, abbiamo detto questo, adesso possiamo finalmente scoprire il business numero uno in questo momento che potete avviare online. Andiamo quindi a svelare il business numero uno per eccellenza, ovvero il dropshipping, ragazzi, perché dropshipping, adesso ve lo spiego cosa è per chi non lo sapesse, consiste praticamente, fa parte del mondo e-commerce, quindi vendita online di prodotti, ok, principalmente fisici, e di prodotti che voi non possedete, voi non comprate in precedenza, voi avete solamente il vostro sito Shopify, il vostro brand, e i prodotti non verranno comprati precedentemente da voi, quindi non dovrete fare magazzino, inventario o cose del genere, zero appunto inventario, e voi dovrete solamente preoccuparvi dell'aspetto del marketing, ok? Il problema principale, che voi ovviamente dovrete proprio essere maestri del marketing, e questo
è fondamentale soprattutto per il dropshipping. E ovviamente io vi insegnerò come, ok, nei miei corsi gratis e a pagamento su montanabusinessonline.com. È ovviamente investimento decisamente basso, perché capite bene che non dovete comprare i prodotti in precedenza, li comprerete solamente dopo che le persone, i vostri clienti, avranno comprato il prodotto nel vostro sito Shopify. Quindi voi create il brand, create Shopify, il sito Shopify, lo store, mettete le immagini del vostro prodotto che avete scelto. Ovviamente deve essere un prodotto vincente, non un prodotto a caso messo su internet e sperare che venda, ok, o qualche ads su Facebook, perché non funzionerà. Quindi vi spiegherò anche come ovviamente trovare i prodotti vincenti e come fare marketing per questi prodotti vincenti. Quindi non dovete comprare questo prodotto prima, lo mettete sul sito, foto, immagini, video nella description, quindi nella descrizione prodotto. Loro aggiungeranno al carrello, compra, inseriranno carta di credito PayPal e quindi vi pagheranno a voi prima, ok? Quindi voi non dovete pagare il prodotto finché loro non vi pagano a voi. Ovviamente voi ricaricherete il prodotto per esempio, se un occhiale da sole, faccio un esempio pratico, voi vendete occhiali da sole, l'occhiale da sole lo mettete a 50 euro. E voi lo comprate, però, quindi il cliente vi pagherà voi 50 euro, ok? Mettete in tasca 50 euro. A quel punto voi potete comprare, spedire e dire al fornitore: prendi questo prodotto, spediscilo a questo indirizzo, che è l'indirizzo del cliente, va bene? Molto semplice, tutto automatizzato grazie a Oberlo, Shopify. Ho le guide sul mio canale, sul mio sito montanabusinessonline.com. Quindi vi spiego esattamente come funziona, va bene? Quindi essenzialmente voi prendete prodotti dalla Cina che non vedete, non toccate, ok? Non li comprate. Quindi voi non toccate, non vedete i prodotti e avete zero inventario. E solamente il fornitore quindi metterà la spedizione e tutto quanto, va bene? Quindi è possibile automatizzare tutto questo processo, giusto il marketing. Andrò a fare un video relativo nel mio canale riguardante l'automatizzazione del vostro store, quindi rimanete aggiornati e cliccate la campanellina dell'iscrizione a YouTube. E quindi, automatizzando tutto il processo, avendo zero inventario, avete una flessibilità di prodotti in quanto non li comprate. Potete in un giorno creare un brand, vendere un prodotto, non funziona, va bene, create un altro, un nuovo brand il giorno dopo con un altro prodotto in quanto non lo comprate prima, ok? Questo è decisamente un vantaggio enorme, in quanto voi non avete né magazzino, potete vendere qualsiasi prodotto fisico a qualsiasi persona nel mondo direttamente senza vedere il prodotto, senza comprarlo in precedenza, ok? Quindi capite bene, un vantaggio enorme. Ovviamente la gente normale soprattutto andrà a comprare prima di tutto prodotti fisici, quindi questo capite bene che è un business di un potenziale enorme. Gli unici difetti sono giustamente il servizio clienti, perché ovviamente essendo voi il brand dovrete comunque curare la clientela, se magari vogliono qualche informazione riguardo i prodotti, tempi di spedizione, eccetera eccetera. Tuttavia, nel mio canale trovate il video di come risolvere il problema dei tempi di spedizione e della diciamo sicurezza sulla spedizione e su come controllare di più il processo di vendita. Abbiamo detto meno controllo sul processo di spedizione, perché il fornitore principalmente dalla Cina, ok? Perché dalla Cina trovate i prezzi più bassi, potete tranquillamente trovare occhiali da sole a 5-6 euro e rivendere a 50, ed è bene, fate più di 40 euro di margine, e si può fare solo in Cina, perché ovviamente in Cina hanno i costi più bassi, giusto? E soprattutto non pagate l'IVA, ok? Vi spiegherò nel mio video, nel mio canale trovate sia il video su come funzionano le tasse in Italia, fuori dall'Italia, come non pagare l'IVA, tutto quanto, e anche e soprattutto come evitare, risolvere il problema della spedizione, ok? Come aumentare il controllo sulla spedizione e come risolvere il problema appunto dei tempi di spedizione, come spedire in 2 giorni. Mi spiego tutto, ragazzi, quindi trovate tutti i miei video nel mio canale. E competizione, ovviamente il problema che soprattutto in America c'è, che principalmente se è un prodotto in dropshipping, i dropshipper lo sanno e in una settimana già ci mettono un attimo a copiartelo, va bene? Però tuttavia questo si può risolvere anch'esso con un marketing
di livello superiore rispetto agli altri, che non ti possono copiare, va bene? Nonostante sia un dropshipping, farò sempre un video a riguardo, non vi preoccupate, vi spiego tutto. E soprattutto se voi scalate subito, se con la possibilità di scalare su Facebook, finite subito magari quella nicchia di mercato, quel pubblico, e quindi in quel caso non faranno in tempo a copiarvi, va bene? Quindi comunque c'è sempre da imparare, ragazzi, nuove evoluzioni, nuove tecniche, soprattutto sotto l'aspetto del business online, con internet ormai si può fare tutto molto più velocemente, ok? Ci sono i pro e i contro, però vi assicuro che il dropshipping adesso è il business migliore che potete iniziare, soprattutto perché veramente vi imparate come funziona il marketing, ok? Vi servirà sempre in futuro, come funziona la mente delle persone, cosa vogliono, come acquistano, impulsive buyer, perché, quando, dove, in che modo. Comunque, ragazzi, e soprattutto voi non avete inventario, non dovete comprare, dovete solo pensare al marketing principalmente, che è il problema principale. Quindi, detto questo, ragazzi, assolutamente iniziate il dropshipping, trovate tutte le mie guide, va bene? Nel mio canale YouTube, sul mio sito montanabusinessonline.com, corsi gratis a pagamento, non vi preoccupate, c'è tutto. Quindi, ragazzi, iniziate perché il momento è adesso, il business è adesso e sicuramente ci sarà per sempre, ok? Perché il dropshipping esiste dai tempi romani, solamente si andrà ad evolvere come modello di business, va bene? Quindi, abbiamo detto, qualsiasi prodotto potete vendere, qualsiasi prodotto a qualsiasi tipo di persona, quindi potenziale infinito. E ragazzi, il video è terminato, io adesso vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine, perché questo video è stato abbastanza lungo però esaustivo. Spero che voi abbiate capito più o meno come funziona e perché dovete assolutamente iniziare un business online. Quindi, no excuse, bisogna rimboccarsi le maniche e soprattutto, se tu vuoi veramente raggiungere quell'obiettivo, lo raggiungerai, ma devi sapere che la via non è facile, che c'è bisogno di lavoro duro e di competenze adeguate, che ovviamente imparerai sia tramite l'esperienza sia tramite gli errori. Comunque errori e problemi ci saranno sempre, ragazzi. Non è questa è la vita vera, non è GTA, non è un videogioco, quindi mi raccomando, ragazzi, fate le cose fatte per bene, altrimenti andrete a perdere solamente soldi e tempo. Quindi assicuratevi di seguire i consigli giusti ed investire su voi stessi, ok? Investi su te stesso, che è l'investimento migliore che potrai fare nella vita, in quanto nessuno ti ruberà mai quell'esperienza, quell'investimento da te stesso, va bene? Iscriviti al canale, attiva la campanella delle notifiche di YouTube per rimanere sempre aggiornato sui miei video. Mi piace, condividi amici, parenti, nonna, madre, cane, gatto, tutti quanti. E qualsiasi domanda, ragazzi, giù nei commenti. In particolare voglio sapere da voi se c'è un business in particolare che vi ha colpito, ok, che vorreste iniziare subito, e soprattutto voglio sapere da te se hai capito il potenziale del dropshipping, dell'e-commerce e del social media marketing. Questa è un'occasione più unica che rara e va assolutamente sfruttata. Se avete domande sul dropshipping, l'e-commerce, social media marketing, tutto giù nei commenti. Ragazzi, sono qui a vostra disposizione, vi risponderò a tutti i commenti, quindi tocca solamente a voi, in particolare a te, mi rivolgo a te direttamente. Al prossimo video. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy.